Ben ritrovati ragazzi da vostro Pentitus, ritorniamo sulla nostra rubrica La mia opinione su, e questa volta parliamo di un altro dispositivo che è appena uscito ed è diretto concorrente del Galaxy Fold, Samsung Galaxy Fold, quindi sto parlando della categoria dei dispositivi foldable. Sono nati nel 2019 e sono quei dispositivi, come potete vedere, pieghevoli, proprio perché hanno questa caratteristica di chiudersi e aprirsi come un comune astuccio, e stiamo parlando del Huawei Mate X, che è il diretto concorrente, come abbiamo detto già, del Galaxy Fold. Quali sono le principali caratteristiche e le principali anche differenze con il suo predecessore, per dire, diciamo concorrente? Allora, innanzitutto, come vedete, lo schermo si presenta leggermente più grande del Galaxy Fold, perché stiamo parlando di un 8 pollici OLED Quad HD, ovviamente con uno schermo del genere bisogna parlare di risoluzioni molto più elevate, quasi il doppio di un comune telefono, 2480x2200 pixel, formato 8 a 7,1. Ovviamente la CPU, il processore, è quello dotato di casa madre Huawei, cioè stiamo parlando di un iSilicon Kirin 980, quindi di ultimissima generazione. La RAM qualcosina in meno rispetto a Galaxy Fold, perché aveva 12 GB il Galaxy Fold, mentre qui abbiamo 8 GB di RAM, che in termini prestazionali non si noterà molto, in quanto sono entrambi già abbastanza larghe e abbondanti le RAM, ma semplicemente se andiamo ad aprire davvero tantissime applicazioni vedremo questa differenza. La memoria interna, anche in questo caso, 512 MB, davvero tanta. E soprattutto il fiore all'occhiello vuole essere anche la fotocamera di questo dispositivo. Andiamo avanti, così magari possiamo vedere anche nei dettagli la fotocamera di cui stiamo parlando. È una tripla fotocamera Leica, è il sensore principale da 40 megapixel ed è appunto poi anche un sensore grandangolare da 16 megapixel, in modo tale che vi permetterà di fare foto grandangolari, e il teleobiettivo invece da 8 megapixel. È anche presente un altro sensore TOF per la profondità di campo, e anche il sensore delle impronte digitali, che è integrato appunto nel pulsante di accensione, quindi un'altra particolarità che non si troverà né sul retro né davanti al vetro, ma sul pulsante di accensione. La connettività, ovviamente, il 5G, si sta davvero diffondendo e pubblicizzando tanto il 5G, anche se a livello di infrastrutture il nostro paese deve ancora organizzarsi sotto questo aspetto. Ha il Wi-Fi 802.11, Bluetooth, sicuramente di ultima generazione, e la ricarica, stiamo parlando, vediamo se andiamo all'altra immagine, non questa, eccola qui, come potete vedere, ecco, il jack di ricarica è una USB di tipo C. La batteria che è presente all'interno è una 4500 mAh, perché ovviamente deve alimentare un hardware abbastanza impegnativo, e la particolarità è che ha una carica rapida a 55 W, e quindi si carica davvero in poco tempo. La cosa che subito mi è saltata all'occhio è il suo spessore, di soli 5,4 mm quando lui è aperto. Infatti, torniamo indietro all'immagine e vedete che è davvero, vedete, davvero molto, ma molto sottile. Ovviamente, sistema operativo nativo Android 9, quindi Android Pie, e come varianti per il momento abbiamo soltanto la Interstellar Blu. E come prezzo, e ci fermiamo qui, 2299, e uscirà nel secondo semestre del 2019. Beh, il prezzo, diciamo, non è molto accessibile, addirittura ancora più elevato del Galaxy Fold, che eravamo attorno ai 2000 euro, qui superiamo anche. Ovviamente sono dei dispositivi di tutto rispetto, ma sicuramente non saranno i device di punta di queste due case, ma sicuramente sarà un esperimento, una prova, perché, come abbiamo detto, questa è la prima volta che vediamo dei dispositivi pieghevoli. La differenza sostanziale, come abbiamo detto,
rispetto a Galaxy Fold, perché è ovvio ed è scontato il paragone, è che abbiamo la presenza del display sia da un lato che anche dall'altro. Vediamo se troviamo qualche altra immagine. Eccola qui. A parte che da chiuso abbiamo uno schermo dall'altro lato, ecco, questo qui molto più grande del Galaxy Fold. Perché il Galaxy Fold aveva uno schermo, come abbiamo detto, che non ci piaceva davvero tanto, molto piccolo, ristretto. Invece qui ci piace perché sfrutta tutto l'angolo, però di contro il retro abbiamo anche del vetro, del display, e quindi questo indica anche maggior fragilità del prodotto e bisogna fare attenzione sotto quest'altro aspetto. Io ad esempio non userei mai quest'altra parte perché è davvero molto scomoda con la cornice qui davanti, ma comunque ovviamente sono delle opinioni, poi nell'uso quotidiano di tutti i giorni ovviamente poi bisogna testare e provarlo effettivamente come si comporta. Come sarà questo prodotto? Lo vedremo e lo scopriremo più avanti. È un prodotto, abbiamo detto, che non è alla portata di tutti quanti, perché abbiamo detto che ha un prezzo di lancio davvero importante. Bene, questa vuole essere soltanto un'opinione e un'anteprima su questo device che se la batterà davvero tanto con il Galaxy Fold. Come andranno questi dispositivi foldable? Staremo a vedere in questo 2019. Un saluto a tutti dal vostro Pentitus. Ciao!